Have a nice week. Lucetti. Quante volte negli ultimi 7 giorni ti sei trovato a pensare, dire o hai sentito dire da qualcun altro espressioni sulla falsa riga di non fa proprio al caso mio, non è roba per me, non sono il tipo per... puntini, puntini, puntini. Io questo? No, non ce la posso fare. Ma no, ma non sono proprio il tipo. Ma no, io non posso. No, cioè, questo è il mio limite. No, cioè, questo è il mio limite, scherzi? Non ce la faccio. Bella scusa, eh? Non è pazzesco il volume di frasi sulla falsa riga di non sono il tipo, puntini, puntini, che utilizziamo costantemente nella nostra vita? Ma una cosa di cui ho cominciato a rendermi conto nel tempo è stato il fatto che le persone che sembrano avere più successo di altre, date le stesse condizioni di partenza, si raccontano una storia un po' diversa, una storia che suona più come una domanda. Invece che chiedersi, o meglio, invece che dirsi non sono il tipo di persona per, la domanda che si pongono è questa: che tipo di persona devo essere oggi per arrivare dove ho intenzione di arrivare domani? E la risposta a questa domanda sembra dare loro il potere per superare ogni limite. Vishen Lakhiani, il mio business partner, carissimo amico, mentore, nonché autore di un corso che uscirà molto presto su Omnama e si chiamerà Guarda caso oltre ogni limite, ha coniato questa espressione, rules, che significa bullshit rules, in altre parole regole del cavolo, per indicare tutte quelle regole che abbiamo assorbito dalla società, dalla famiglia, dalla scuola, che ci hanno convinto ad essere in un certo modo, ci hanno convinto che siamo in un certo modo e che non possiamo cambiare. Ad esempio, non posso essere uno scienziato oppure diventare un pilota se sono una donna, perché non ci si aspetta da una donna che faccia un lavoro di questo tipo. E questo è soltanto un esempio. Un altro esempio potrebbe essere: i miei genitori sono sovrappeso da una vita, per cui devo esserlo anch'io, perché deve essere una cosa genetica. E una volta che ci credo così fortemente, farò di tutto per trovare delle prove che mi confermino quello di cui sono convinto, perché a chi piace essere smentiti? Alla nostra mente no, di certo. E quindi non esiste qualcosa come sono fatto così. Casomai esiste, sono abituato ad essere così. Sono abituato a pensare che questi siano i miei limiti e che io non possa andare oltre. Ma la buona notizia è che così come ci siamo abituati a pensare di essere in un certo modo, possiamo abituarci ad essere in un altro. Solo che invece che trasformarlo in un automatismo di pensiero, lo trasformiamo in una scelta consapevole. Ci svegliamo ogni mattina consapevoli di quale tipo di persona dobbiamo essere oggi. Quale atteggiamento vogliamo avere per affrontare le sfide che la vita ci porrà davanti in ogni singolo istante? E questa singola scelta può davvero aiutarci a superare ogni limite. E a questo punto ti lascio con una sfida per i prossimi 7 giorni. Lo so, è un po' più lunga del solito come sfida, ma di sicuro possiamo farcela fino al prossimo CC Weekly. E la sfida consiste in questo: svegliarti ogni mattina col sorriso, possibilmente, pensando: che tipo di persona devo essere oggi per arrivare alla destinazione che ho in mente? Puoi scegliere una risposta ogni giorno se pensi che ci siano varie sfaccettature dell'identità che ti sei abituato ad indossare che vorresti cambiare. Considera la risposta a questa domanda ogni mattina una sorta di GPS per la tua giornata, quel GPS che ti può dare veramente la direzione ideale da seguire, non necessariamente quella più sicura, ma sicuramente quella più efficace per arrivare a destinazione. Quindi non aspettare un secondo di più e condividi qui sotto qual è la tua intenzione per la settimana. Noi ci vediamo oltre ogni limite. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.